Benvenuti a una nuova puntata di New Insurance dall'omonima rivista diretta da Angela Maria Scullica, editrice Le Fonti. Oggi parliamo di un tema molto sentito dalle compagnie assicurative, ma al tempo stesso anche dagli utenti: le assicurazioni alle prese con la rivoluzione digitale. Ne parliamo con Alessio Dirini, Sales Manager di Advice Group, e Andrea Silvello, cofondatore di NeoSurance. Iniziamo parlando un po' di quelli che sono i cambiamenti necessari per l'industria. Alessio Dirini, voi vi occupate di innovazione in campo digitale. Proviamo a fare un po' la fotografia. A che punto sono le compagnie assicurative a livello di innovazione e cosa serve fare ancora? Sul digitale, tutto quello che ormai ci circonda è digitale. Ormai penso che sia un aggettivo in alcuni casi superfluo. Perché? Perché il consumatore, il cliente della compagnia assicurativa o di qualsiasi industria di marca è digitale, perché ha uno smartphone, perché ha un tablet, perché magari è iscritto ad un social network, e quindi le compagnie assicurative si sono adeguate, si devono adeguare a questo trend, perché devono comunicare con questo tipo di clientela o potenziale clientela. L'innovazione è un tema molto parallelo, che va nel binario parallelo rispetto al digitale. Lo stato dell'arte io credo che oggi sia questo: le compagnie assicurative sono dal punto di vista innovativo molto avanti, dal punto di vista digitale penso si siano trovate un po' a inseguire quello che l'industria di marca ha cominciato già da 10-15 anni, però si sono adeguate molto velocemente, sono a un livello molto alto. Credo che l'innovazione che si stanno adottando nel campo assicurativo, nel campo finanziario, sono molto funzionali al marketing, visto che poi questo è un tema molto importante per le compagnie assicurative. Lo stanno utilizzando l'innovazione per proporre dei servizi che sono sempre più personalizzati, e da questo punto di vista, dal punto di vista proprio dell'innovativo, dell'app che ti permette di fare tutto all'interno di un unico smartphone, per esempio, su questo penso che la compagnia assicurativa sia molto avanti. Sul digital, ripeto, siamo a un ottimo livello, ma c'è ancora tantissimo da fare, c'è ancora tantissimo su cui evolvere per andare sempre di più incontro al proprio consumatore. Sì, Silvello Dirini ha detto c'è ancora tanto da fare. Compagnie assicurative in genere hanno enormi disponibilità economiche, però sono anche delle strutture abituate a fare un tipo di business allo stesso modo per secoli. La vostra società si chiama NeoSurance, appunto, quindi si entra in una nuova epoca? Sì, sicuramente sì, stiamo entrando in una nuova epoca. Io credo che ci sia ancora tantissimo da fare, nel senso che le compagnie assicurative hanno iniziato nell'ultimo paio d'anni a capire l'importanza dell'innovazione anche nel loro settore. Consideriamo che il settore assicurativo, il mercato assicurativo, non è evoluto per centinaia di anni, ma davvero centinaia di anni, nel senso che il modo in cui si sottoscrive una polizza è lo stesso modo in cui si sottoscriveva nel 1500, perché in realtà poi sì, è evoluto un pochino, ma alla fine è sempre un plico di fogli dove l'utente deve sottoscrivere una serie di pagine con una serie di clausole scritte in legalese, riportate in questo plico di fogli con una serie di massimali, limitazioni, eccetera, eccetera, che fanno sì che la polizza assicurativa per tutti noi consumatori è sempre stato un qualcosa di un pochino ostico, no? Un acquisto non tra i più piacevoli, ecco, diciamo così. NeoSurance è una startup che è stata fondata da me, Dario Melpignano, italiana, fondata qua in Italia, che sta avendo un suo percorso di cui siamo molto soddisfatti. Siamo molto soddisfatti proprio perché, da come dice il nome stesso, siamo entrati in maniera molto innovativa nel mercato assicurativo, e diciamo che il mercato assicurativo stesso, gli operatori stessi ce l'hanno riconosciuto. L'anno scorso siamo stati incubati da Plug and Play in Silicon Valley, che è il più grande accelerator per accelerare il percorso di crescita delle startup, a cui partecipano praticamente tutti i grandi assicuratori al mondo. Abbiamo vinto una serie di premi di innovazione, ma la cosa che più mi interessa dire è che NeoSurance è un provider tecnologico, quindi noi forniamo un servizio alle compagnie assicurative e gli consentiamo di arrivare direttamente al loro utente finale su questi oggetti, sugli smartphone, che sono quelli che ormai i consumatori, tutti i consumatori saranno sempre più, abbiamo in mano praticamente durante tutta la giornata. NeoSurance quello che fa è fornisce, attraverso un sistema di intelligenza artificiale, la possibilità alle compagnie assicurative di andare a proporre in ottica B2B2C, quindi attraverso un'app terza,
una polizza, una copertura istantanea ad un rischio attraverso una notifica. Quindi l'utente riceve in maniera contestuale una notifica sul suo smartphone e attraverso quella notifica potrà decidere di acquistare la copertura assicurativa. Copertura assicurativa che è tipicamente la copertura assicurativa di cui io ritengo di avere bisogno in quel momento, perché il sistema di Artificial Intelligence mi consente di contestualizzare quello che sto facendo, dove sono e quindi di andare a capire qual è la copertura di cui potrei avere necessità. Quindi rispetto al passato è proprio un'inversione totale della modalità, una rivoluzione, assolutamente sì. Dirini, voi vi occupate soprattutto di marketing e di loyalty. Da questo punto di vista il digitale che spinta può dare? Il digitale è importantissimo per la loyalty e per il marketing in generale. Il digitale è così fondamentale perché è molto, molto semplice, permette di mappare quello che fa l'utente. L'utente che utilizza uno strumento digitale lascia una traccia. Advice Group è una società che si occupa appunto di progress marketing, che è un ramo del marketing che cerca di mappare tutte le relazioni che l'utente, il cliente, il potenziale cliente ha con un brand. Relazioni che possono essere digitali ma anche non digitali, riuscendo a mappare tutti questi dati, riuscendo a capire che cosa fa l'utente, come si approccia con il brand, attraverso quali strumenti, attraverso quali touch point vengono chiamati tecnicamente, punti di contatto, entra in contatto col brand, noi riusciamo a definire il cluster, riusciamo a definire qual è il profilo dell'utente e quindi diamo gli strumenti alla compagnia assicurativa o all'industria di marca per poter mirare sempre di più il CRM, quindi riuscire a dare all'utente giusto, nel momento giusto, il prodotto o il servizio giusto. Questo in termini molto semplici è quello che noi facciamo e il digitale permette appunto di mappare in progress tutto questo. Noi nel campo assicurativo lavoriamo con diverse compagnie da Unipol piuttosto che Itas Assicurazioni, piuttosto che Chubb, e questo tipo di mappatura è diventato ormai essenziale per il business di queste aziende. Che ripeto, torno su quello che ho detto precedentemente, la compagnia assicurativa si è accorta che ha una mole di dati incredibile, una mole di dati che per esempio tante altre aziende in settori differenti non hanno, perché io banalmente per sottoscrivere una polizza assicurativa ho dei dati anagrafici, ho dei dati relativi a qual è la mia capacità di spesa, sono tutte delle informazioni che per esempio un'industria, un brand che si trova nello scaffale di un supermercato non avrebbe mai del proprio consumatore, e quindi tutte queste informazioni però devono essere organizzate. Paradossalmente ci sono troppe informazioni che se non si riescono a gestire, a organizzare, a leggere soprattutto in maniera analitica rischiano di diventare un boomerang, perché non riesco a mirare veramente come vorrei la mia comunicazione. Vengono disperse le energie, quindi secondo me il rischio dei big data è che non siano smart data, cioè che non si riesca a trasformare un dato fondamentale di un utente in un dato intelligente da utilizzare per impattare sul business, che in questo caso vuol dire vendere il prodotto assicurativo giusto. Sì. Silvello, prima ha fatto riferimento all'evoluzione tecnologica. Si parla a questo proposito di InsurTech come per il settore delle banche si parla di FinTech. E tutti sono concordi su un punto: siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione. Per le compagnie assicurative tradizionali è più un rischio o un'opportunità? Lei, sappiamo che è stato il primo a scrivere un libro su questo argomento, ce lo fa vedere, ce ne parla un attimo. Beh, io ritengo, così come lo dice il titolo stesso del libro che ho scritto insieme a Matteo Carbone, è che le compagnie assicurative dovranno sicuramente avvicinarsi all'insurtech. Dovranno per una ragione molto semplice, che l'insurtech è quello che consentirà e che sta consentendo alle compagnie assicurative di evolvere il proprio modello di business. È un mercato che, come dicevamo prima, sta cambiando velocemente, perché è l'utente che sta cambiando, è il consumatore finale che sta cambiando, e quindi la tecnologia è un rischio enorme per le compagnie assicurative, ma al tempo stesso è un'opportunità enorme. Qui si tratterà di capire chi riuscirà a cogliere quest'onda e chi invece non ci riuscirà. Sicuramente l'opportunità è importante, perché è un momento storico nel mondo assicurativo, è un momento in cui il modello di business sta effettivamente cambiando. La tecnologia consente alle compagnie assicurative di andare verso una proposizione assicurativa, quindi una proposizione commerciale nei confronti dei propri utenti,
nuova e più diretta a quella che sono appunto le aspettative degli utenti stessi. Quindi questo è il trend che è in atto. Quando si parla di tecnologia, si parla di tecnologia in un'ottica molto ampia, si sente parlare di intelligenza artificiale, si sente parlare di big data, si sente parlare di Internet of Things, tutti questi concetti sono tutti applicabili e già applicati nei diversi settori assicurativi. Mi sento di dire in particolar modo nei tre principali ambiti assicurativi, così come chiamiamo nel nostro libro i tre pilastri di quella che definiamo come connected insurance, che sono l'auto, la casa e la salute. In questi tre ambiti, a livello nazionale e a livello mondiale, ci sono una serie di esempi che mostrano come la tecnologia possa dare degli ottimi risultati ai conti economici degli assicuratori e al rapporto, forse in primis, al rapporto che l'assicuratore va a creare con il proprio utente, che nel passato non è mai stato degli oni, questo sì, bisogna dire. Ci può fare un esempio senza troppo approfondire, altrimenti poi il libro nessuno va a prendere. A proposito, diamo qualche riferimento su dove trovare il libro, dove acquistarlo. Sì, il libro si trova su Amazon, è stato ripreso in lingua inglese, il libro al momento è in lingua inglese, sono in corso le votazioni per la pubblicazione anche in tutta una serie di altre lingue all'estero, però al momento si trova in lingua inglese su larga parte delle librerie Amazon del mondo, quindi in amazon.com, sulla libreria italiana.it, in quella tedesca, in quella spagnola, in quella francese, in quella giapponese, eccetera, eccetera. È il primo libro al mondo che parla di InsurTech, quindi per una volta ci piace dire che il primo libro al mondo che parla di InsurTech è italiano, è stato scritto da due italiani, ed è stato scritto con un'ottica non troppo tecnica, quindi sicuramente ci sono degli aspetti tecnici perché è una materia tecnica, ma un libro che è possibile leggere per chiunque abbia un minimo di interesse al mondo assicurativo e al mondo della tecnologia. E questa è stata un esempio di tecnologia vincente? Io credo che sicuramente l'intelligenza artificiale e l'Internet of Things siano due ambiti estremamente importanti per le assicurazioni, per due ragioni. L'intelligenza artificiale consente di andare a fare la banalizzo un po', ma in maniera molto semplice, di andare a fare la giusta proposizione commerciale al giusto utente nel modo giusto e nel momento giusto. L'Internet of Things, ovvero dei sensori che dialogano con l'utente, con lo smartphone, con l'area circostante, consentono di andare anch'essi ad individuare diversi parametri che in tutti gli ambiti che citavo prima possono rivelare delle informazioni e quindi ancora una volta consentire da un lato la migliore proposizione commerciale, dall'altro l'individuazione e l'analisi precisa di un rischio, di un potenziale rischio e dell'ottimizzazione della customer experience, per usare questo termine che ormai è molto, molto in voga, in maniera molto corretta, da parte dell'utente. Sì, Dirini, parliamo in questa parte della trasmissione del progress marketing, che è il cuore della vostra iniziativa. Prima ha fatto un cenno, ha spiegato già di cosa si tratta. Il problema può emergere quando voi andate da una grande compagnia assicurativa, perché sappiamo che il mercato in Italia ma anche all'estero è abbastanza concentrato in grandi gruppi, e dovete provare a spiegare che quello che si è fatto finora oggi non funziona più. Come vi approcciate? L'approccio non è mai semplice, perché ci sono delle spinte verso l'innovazione, come abbiamo detto in principio, e del resto ci sono delle strutture che appunto vengono da decenni, ma anche di più, centinaia d'anni di moduli consolidati di fare business. Il punto positivo è che in ormai quasi tutti i gruppi assicurativi c'è una divisione marketing, c'è una divisione all'interno che si occupa di loyalty, di attività promozionali, che sono finalizzate a due cose fondamentalmente. Uno è lead generation, quindi cercare clientela interessata al prodotto assicurativo, e l'altro è quello della retention, quindi di tenere poi fedele il proprio cliente al prodotto assicurativo, o meglio poter fare magari cross-selling, quindi poter vendere altri prodotti assicurativi. E quindi questo è il lato positivo. Il lato, diciamo, su cui c'è da lavorare, non lo definirei un lato negativo, è che ci sono appunto delle strutture consolidate. Basta pensare all'agenzia fisica sul territorio, che in alcuni casi potrebbe sentirsi scavalcata, bypassata dallo strumento digitale. E infatti, mi scusi, se il marketing viene fatto dalla capogruppo, comunque diciamo così, dalla sede nazionale,
La gente cosa vi vede come un nemico, un concorrente? È interessante capire già prima che diventi cliente quali sono le caratteristiche, quali sono le peculiarità di questo potenziale cliente e quindi quale potrebbe essere il prodotto assicurativo giusto per quella persona. Nel momento in cui abbiamo queste informazioni, l'ultimo step è quello di traghettarlo, il cosiddetto drive to store, il cosiddetto drive, il traffic building verso l'agenzia. Quindi noi facciamo tutta una parte che magari potrebbe essere pesante per l'agenzia sul territorio, ma noi cerchiamo di portare poi il potenziale cliente verso l'agenzia e in questo modo diciamo che anche la gente non ci vive più come un nemico, se mi consentite il termine, ma come un acceleratore potenziale del business. Sì, ma nel momento in cui parliamo di progress marketing sembra di capire che non si tratta di un processo che ha un inizio e una fine, ma è continuativo nel business dell'azienda. Assolutamente, è un processo continuativo che viene mappato in progress e che quindi si evolve in continuazione. Il paradigma nuovo che noi abbiamo notato è proprio che forse mentre fino a 5-6 anni fa i grandi gruppi assicurativi, anche bancari, non parlavano tanto col proprio cliente. Oggi invece hanno bisogno di parlare con il cliente, hanno bisogno di parlare attraverso strumenti differenti, attraverso i social, attraverso delle survey, appunto per conoscere meglio, attraverso l'SMS per capire quale potrebbe essere il bisogno in quel momento. Noi di tutto questo dobbiamo tener conto per migliorare la relazione con il cliente. Questo è un punto assolutamente fondamentale, imprescindibile nell'attività che ogni compagnia assicurativa deve fare. Sì. Abbiamo finora spiegato quali sono alcune delle procedure innovative per cambiare il business assicurativo. Cerchiamo di capire, passiamo appunto al quarto punto della trasmissione, come convivono vecchio e nuovo. Silvello, lei prima ha fatto riferimento a un mondo interconnesso. Le assicurazioni sappiamo che sono sempre state abituate, nel migliore dei casi, a una comunicazione bidirezionale, cioè la compagnia parla con il cliente, ora invece lei ci dice ci sono oggetti che si parlano tra di loro, bisogna riuscire a intercettare i vari livelli di comunicazione, interagire con gli stessi. Come convivono il vecchio, cioè una struttura come quella delle compagnie abituata a fare business in maniera tradizionale, con l'innovazione tecnologica? Beh, questo aspetto è sicuramente uno degli aspetti più complicati dell'evoluzione del momento delle compagnie assicurative. Riuscire ad avere un cambiamento di passo interno, innanzitutto di tipo organizzativo. Devo dire, anche qui a livello mondiale vediamo dei best in class, quindi delle compagnie che stanno andando molto rapidamente nella direzione giusta e altre compagnie che stanno andando più lentamente. Quando dico best in class intendo delle compagnie che al loro interno, capita l'importanza del fenomeno, hanno creato tutta una serie di strutture che consentono di fare innovazione. Attenzione, questo non vuol dire che si gira un interruttore e da un giorno all'altro la compagnia smette di fare tutto quello che faceva prima e inizia a fare tutto in maniera digitale e tecnologica. Questo vuol dire che accanto al business tradizionale iniziano ad essere inseriti tutta una serie di aspetti innovativi, tecnologici, digitali, che vanno un po' su tutte le aree della customer experience e della catena del valore assicurativa. Quindi c'è la parte di marketing, c'è la parte di prodotto, c'è la parte di servizio, c'è la parte di comunicazione. Tutto il processo può essere impattato e sarà impattato nel tempo dalla tecnologia. Come dicevo, le compagnie più evolute hanno creato al proprio interno delle strutture che si occupano di innovazione, dove il responsabile dell'innovazione è sempre più un uomo, un manager importante, senior, di esperienza, a diretto riporto dell'amministratore delegato, perché si sta riconoscendo che è un ruolo estremamente importante per il futuro dell'azienda. Quindi non è un'area all'interno del marketing o all'interno della ricerca e sviluppo, è un ruolo veramente di prima linea. E in più, molte compagnie al mondo hanno iniziato a creare dei fondi di corporate venture, quindi investono addirittura all'interno delle startup. Quella che in genere si parla open innovation, cioè l'azienda. Questa è open innovation. In certo. Parte fino a un certo punto riesce a sviluppare innovazione all'interno, per il resto magari compra quote di startup. Assolutamente, si compra quote o fa degli accordi o collabora. Sicuramente le startup hanno un ruolo fondamentale in questo nello sviluppo delle compagnie assicurative. Hanno un ruolo fondamentale perché la startup è più rapida, è più snella
e in molti casi è in grado di dare un valore aggiunto o un pezzo della catena del valore che la compagnia assicurativa non ha al suo interno, che non ha la struttura per farlo, è troppo lenta, tutta una serie di aspetti che gestiti in maniera collaborativa insieme allo startup in ottica di ecosistema, ormai si parla tanto di ecosistemi aperti quando si parla di open innovation e questo è molto vero nel mondo assicurativo, quindi in ottica di sistema la compagnia assicurativa va a fare gruppo, va a fare sistema per appunto insieme alle startup per andare a ottimizzare la propria proposizione commerciale. Volevo soltanto aggiungere che quando parliamo di compagnie assicurative, in realtà secondo me sarebbe più corretto parlare di operatori del mercato assicurativo, nel senso che quello che stiamo dicendo vale per le compagnie, ma vale sicuramente per i riassicuratori e vale per i broker. Per i riassicuratori in particolare questo trend è estremamente importante, è estremamente il trend dell'insurtech, è estremamente importante perché il ruolo del riassicuratore, che banalizzandolo è sempre stato quello di coprire parte del rischio, quindi in ottica B2B, non coprire parte del rischio ceduto alle compagnie assicurative, sta evolvendo perché quel rischio per tante ragioni diverse potrebbe attendere a dover essere meno coperto o coperto in maniera diversa, quindi anche i riassicuratori stessi stanno cercando di far evolvere il proprio modello di business per sfruttare le opportunità di questo mercato e alcuni, devo dire, lo stanno facendo con grande enfasi e grande attenzione. Dirini, chiudiamo con lei. Quando un'azienda come la vostra va a incontrare una grande compagnia a spiegare quali possono essere le nuove frontiere del marketing, lo fa principalmente in relazione ai business tradizionali, ad esempio RC Auto, copertura casa, o lo fa soprattutto come new business, possibilità di sviluppo in quei filoni dove in Italia non c'è grande mercato ancora? Noi lo facciamo principalmente sul new business, quindi l'approccio è molto trasversale ed è indipendente dal prodotto assicurativo, nel senso che la nostra value proposition è quella di spiegare che oggi tutti gli strumenti che vengono utilizzati per comunicare con il consumatore o con il potenziale consumatore devono essere tracciati. Il rischio grande, e quello che noi cerchiamo di spiegare subito, è che non ci deve essere troppa fretta verso l'innovazione, questo mi riaggancio a quello che dicevi, perché il rischio è appunto quello di voler far troppo, di essere fagocitati dall'innovazione, quindi il tema è fare piccoli passi e cercare che qualsiasi dato che proviene dal consumatore, che proviene dall'ecosistema digitale che è stato creato attorno al consumatore, venga tracciato. Poi questo servirà per capire il prodotto assicurativo, che potrebbe essere l'RC Auto, ma potrebbe essere anche un prodotto assicurativo che non ha nulla a che vedere con l'RC Auto, che non ha nulla a che vedere col prodotto assicurativo casa, perché nel frattempo abbiamo scoperto che quel tipo di consumatore è interessato ad un'altra polizza assicurativa, magari che ha dei figli, magari che fa sport e quindi ha bisogno di un prodotto ancora più specifico, e quindi è necessario nel momento giusto a quell'utente proporre quel tipo di prodotto assicurativo. Quindi diciamo che la rivoluzione del digitale è già in corso e ringraziamo quindi per i contributi Alessio Dirini, Sales Manager di Advice Group, e Andrea Silvello, cofondatore di Neosurance. Grazie mille. Grazie a voi.